Torna a partire da sabato 23 aprile la prestigiosa rassegna musicale Organalia, ideata e promossa a partire dal 2002 dall'allora provincia di Torino, oggi città metropolitana. L'edizione 2016, presentata ufficialmente a Palazzo Cisterna, proporrà sino al 15 giugno 10 concerti nell'ambito della prima edizione del Turin Spring Organ Festival, un circuito concertistico di musica per organo di respiro internazionale. La rassegna metterà in rete 9 strumenti in Torino, collocati nelle chiese di San Massimo e San Bernardino, nell'oratorio di San Filippo Neri, nel santuario di Sant'Antonio da Padova, al Conservatorio Giuseppe Verdi, nella chiesa del Santo Volto, nel Tempio Valdese, nella chiesa del Cottolengo e in quella di San Giovanni Evangelista. Per concludere il circuito è stato scelto emblematicamente il cortile d'onore di Palazzo Cisterna, dove mercoledì 15 giugno alle 21.30 si esibiranno l'Ars Nova Wind Orchestra e l'organista Paolo Oreni, che eseguiranno composizioni trascritte dal britannico Arthur Wills, ospite d'onore della serata. In occasione della celebrazione del suo 90° compleanno, al maestro Wills sarà conferito il premio Organalia alla carriera. È la prima volta che Organalia organizza un circuito concertistico esclusivamente su Torino. E infatti i concerti che avranno inizio tra poco, il 23 di aprile, saranno realizzate in 9 chiese della città più qui a Palazzo Cisterna, che sarà il concerto conclusivo. Quest'anno festeggiamo il 15° anno di Organalia e siamo contenti di portare avanti quello che di sostenere come amministratori un'iniziativa di Organalia. Perché? Perché è un modo per portare cultura davvero alla gente, davvero sul territorio. Organalia rappresenta quella che è un po' una cultura musicale di nicchia, o almeno rappresentava una cultura di nicchia, che è quella della musica organistica. In realtà poi, proprio grazie al metodo che Organalia ha messo in atto, cioè quella di portarla nel territorio attraverso le chiese o in luoghi aulici che si predisponevano avendo l'organo a canne, ha fatto sì che non fosse più una realtà musicale di nicchia, ma ha davvero diffuso l'amore, il piacere, la curiosità verso questo stile musicale a più cittadini. Abbiamo dei numeri che ci fanno capire che Organalia è davvero seguito da un certo numero di persone.